14 gennaio 2019. Il Brasile decreta l'estradizione di Cesare Battisti, latitante dal 1981. Una squadra speciale dell'Interpol lo intercetta a Santa Cruz. Al momento dell'arresto ha in tasca $2 ed è in stato di ubriachezza. Non è armato e non oppone resistenza. Nato nel 1954 a Cisterna di Latina, era stato condannato a 2 ergastoli in contumacia per 4 omicidi avvenuti alla fine degli anni 70, 2 compiuti materialmente, 2 in concorso. Andrea Campagna, agente della Digos di Milano, Andrea Santoro, maresciallo, Pierluigi Torregiani, gioielliere, Lino Sabadin, macellaio, le sue vittime. Il primo arresto a 18 anni a Frascati per rapina. Poi la condanna per sequestro di persona ed aggressione a un sottufficiale dell'esercito. Nel carcere di Udine entra a far parte dei proletari armati per il comunismo, gruppo eversivo responsabile di rapine, ferimenti e omicidi. Fuggito dalla Francia, dove si era rifugiato per decenni, Cesare Battisti era stato graziato dall'ex presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, nel suo ultimo giorno di mandato. Il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, ringrazia con un tweet il neopresidente Jair Bolsonaro e le autorità della Bolivia per l'efficace collaborazione che porta alla cattura del pluriomicida e a una rapida operazione di rimpatrio. È un grazie con il quale sento di interpretare anche il sentimento delle famiglie delle vittime e di tutti coloro che chiedevano fosse fatta giustizia. Un risultato che il nostro paese stava aspettando da troppi anni.